Bentornati ragazzi, nuova tattica performante da parte del vostro Magico Monta. E oggi parliamo della tattica di Goku, la prima di Goku, perché poi faremo diverse versioni, proprio come la sua evoluzione nei vari Super Saiyan. Detto questo, partiamo a vedere la tattica. Come avete visto, l'ho testata con il Frosinone, come vediamo, e poi dopo vedremo anche con la squadra turca quotata a 1000 nel campionato turco, l'Istanbul Sport. Vediamo subito la tattica, che è un 4-1-3-2, che vi premetto già, come dicono molti, non dico finti esperti, ma bravoni, tra virgolette, da tastiera del gioco, che iniziano a dire non è possibile una tattica così nella realtà, eccetera, eccetera. Come andremo a vedere dopo in qualche immagine, non è affatto così, perché in fase di possesso ci dà la possibilità di avere 5 uomini più 2 terzini nella nostra metà campo, nella metà campo avversaria e anche nell'area di rigore, come andremo a vedere. Ma in fase di un possesso è un classicissimo 4-4-2. Non bisogna mai farsi ingannare dalla lavagna tattica di Football Manager, da questa base, perché poi tramite ruoli e tramite le varie impostazioni date, la tattica in fase di non possesso si trasforma, così come in fase di possesso. Per esempio, questa tattica in fase di non possesso la vedremo con i due esterni che si allineano qui ai centrocampisti e l'altro centrocampista più offensivo si allineerà al mediano, quindi avremo un classicissimo 4-4-2. Detto questo, lo stile tattico è un tiki-taka con mentalità offensiva, l'ampiezza è abbastanza stretta, sfruttando le fasce e andando in sovrapposizione. Lo stile di passaggio è corto, il ritmo è più alto. Cross sono bassi con portate il pallone in area di rigore. Si affronta la difesa, palla al piede. In transizione si fa un pressing a tutto campo, si conquista il pallone, si va a contropiede e il portiere la passa velocemente vicino. La nostra difesa ha una linea altissima con un pressing alto e un'intensità di pressing alta con il pressing alla costruzione avversaria. I ruoli sono un portiere classico e due difensori classici. I terzini sono due terzini attacco, entrambi impostati con gioca più stretto e corri più rischi, scusate, contrasti duri e crossa dalla linea di fondo. Stesso discorso l'altro terzino. Il mediano è un centrocampista difensivo, appunto un mediano, con contrasti più duri. Il centrocampista invece è un centrocampista offensivo, supporto, avanti appena possibile, muovendosi negli spazi e correndo più rischi. Gli esterni sono due attaccanti esterni identici, con impostazioni gioca più stretto e contrasti più duri. Stesso discorso dell'altro a destra. Davanti abbiamo un centravanti classico con dribbla di più e contrasti più duri. L'altro è un uomo d'aria con muoversi negli spazi e contrasti più duri. Quindi questa è la nostra tattica. Quello che vi dicevo prima, vedete in questo esempio della vittoria 5-2 in casa della Salernitana. La nostra squadra nella fase di non possesso è un classico 4-4-2, però in fase di possesso ci permette di avere questo, il terzino che spinge. In area di rigore abbiamo già 5 uomini, come vedete. Si va il cross per Renier che va ancora per il cross per Soulé che va il tiro parato. Ancora un altro esempio dei nostri molti uomini in area di rigore. Si va sempre sull'esterno, quindi non ci importa se nel mezzo non abbiamo molta densità nella tre quarti, ma l'abbiamo dove ci interessa, nell'area di rigore. Poi avere tanti uomini già avanti così ci permette di riconquistare il pallone molto alto, vedete che densità, quasi una superiorità numerica per noi invece che per la difesa. Si recupera palla, va ancora avanti il terzino, palla dentro, vediamo 5 uomini dentro l'area di rigore che ci permette addirittura di andare in porta con 3 uomini soli davanti al portiere che se la possono passare e fare il classico gol da calcetto. Un altro esempio del classico gol da calcetto, vediamo sempre l'esterno che va dentro per l'esterno offensivo, vedete 5 uomini in area di rigore, ancora una volta il passaggio dentro a 3 uomini appostati praticamente dentro l'area piccola e il gol a porta vuota di Caio Jorge. Altro esempio vi faccio vedere della nostra fase di non possesso, classico 4-4-2. Quindi tutte chiacchiere che un modulo così non può esistere nella realtà, eccetera, o un football manager. Vediamo che fase di non possesso è un classico 4-4-2. Detto questo, andiamo a vedere i risultati.
A parte l'amichevole con il Leoia 11-0, poi vinciamo in Coppa Italia 2-0 e 6-1 con l'Atalanta 3-0 Empoli, poi vinciamo con Lecce, pareggiamo col Bologna, Sassuolo, perdiamo con Napoli e Fiorentina, poi ancora vittoria con Udinese, Genoa, Sampdoria in Coppa Italia, pareggiamo con il Monza, Cagliari 3-0, 3-1 Lazio, 2-1 Juventus e poi 2-0 Inter, poi perdiamo il doppio confronto in Coppa Italia in campionato con la Roma, poi 3-1 Torino, 4-1 Milan, 5-0 Salernitana. Vittoria con Verona ed Empoli, poi perdiamo con l'Atalanta, poi 4-1 Lecce, 6-1 Bologna, pareggiamo col Sassuolo, vinciamo il Napoli e pareggiamo con la perdiamo la Fiorentina. Finale di stagione con la vittoria con Udinese, Monza, Cagliari, Lazio 5-1, pareggiamo con Genoa, Juventus e vinciamo con Inter e Roma. Ultimo mese di campionato, perdiamo con il Torino, poi vinciamo con Milan, Salernitana e Verona. Il che significa, ragazzi, scudetto con il Frosinone, senza mercato come sempre, ragazzi, senza allenamenti, senza niente di particolare, solo prova tattica, solo questa tattica: 26 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 112 gol fatti, 43 subiti. Quindi miglior attacco, ovviamente. Per quanto riguarda risultati più dettagliati, gol fatti a partita siamo quasi 3, 2,95 in 38 partite, XG 98 e 67 totali per una media di 2,35 a partita. I gol, Caio Giorgi è il cannoniere. Per gli assist abbiamo Caso 17, Sole 13. Per i risultati totali dei nostri giocatori, Sole, scusate, Caio Giorgi chiude con 30 gol, Sole 17-13, Khedira 13-10, Reinier 13-7, Caso 9-18 e via via tutti gli altri. Adesso passiamo all'Istanbul Spor, cioè la squadra quotata al 20° posto con 1000 quota scudetto, ma oltretutto tantissima distanza anche dalla 19ª. Andiamo a vedere com'è andata. È andata con l'esordio 7-1 all'andata, all'esordio in Super League, poi 5-2, 4-1, poi imbarcata con il Galatasaray, poi 5-0 Kasımpaşa, 5-1, 4-0 con il Beşiktaş, poi ancora vittorie 2-1 col Trabzonspor e 5-3 col Karagümrük, poi 4-4, passiamo ai rigori, la Coppa con il Beşiktaş, poi ancora pareggi e perdiamo con il Fenerbahçe, poi ancora vittorie 4-0, 3-1, 4-0, 3-2, poi eliminiamo il Fenerbahçe ai tempi supplementari, 4-2 dalla Coppa. Poi ancora pareggi e vittorie 3-0, 3-0, 2-1, 1-1 col Kasımpaşa, vinciamo ai calci di rigore contro il Trabzonspor in Coppa e poi supplementari con l'Antalyaspor. Poi nel mezzo ancora vittorie 5-1, 4-2, 6-2 con il Pendikspor. Poi perdiamo con il Trabzonspor e vinciamo di solito ancora una volta con il Karagümrük 4-2, poi pareggi e vittorie ancora 7-3 con il Başakşehir, poi ancora pareggi con Fenerbahçe, Arinasport e l'andata con l'Eyüpspor della semifinale di Coppa, nel mezzo vittoria 5-2 con Sivasspor e 4-1 con l'Hatayspor, poi 3-2 il ritorno con l'Eyüpspor di semifinale di Coppa, poi in finale vinciamo 4-3 con il Beşiktaş la Coppa di Turchia e concludiamo il campionato al secondo posto, dietro solo al Fenerbahçe di 6 punti, 25 vittorie, 10 pareggi, solo 3 sconfitte, 120 gol fatti in 5 e 55 subiti. Sempre per quanto riguarda i dettagli della squadra, chiudiamo con la media di gol fatti a partita più di tutti con 3,16, XG chiudiamo con 98 e 23, quindi una media di 2,44. Miglior attacco, come avete detto, 120, ben 19, 29 gol in più del Fenerbahce. E i giocatori, Gilardino, che mi ha anche un po' gasato per il discorso del nome brasiliano, simile al nostro Gilardino, oltretutto della Costa d'Avorio, chiude con 31 gol, ma questa è la scheda, ragazzi, non certamente un fenomeno. Per gli assist, Duaney a 17, 16 Gültekin e Kaya 13, anche qui non grandissimi fenomeni, ovviamente. Quindi per i risultati totali chiudiamo con 37 gol Gilardino, Kaya 18-15, Mendy 17-9, Gültekin 14-18, 11 gol anche per Gedikli, Sambissa 11 gol, 10 Jackson e così via. Tutti gli altri per gli assist, bene Terzini, Duhaney, Colley, Ali Yazar, tutti con 19-15, 10 assist e via via tutti gli altri. Quindi ragazzi, prima di lasciarvi la versione in inglese, vi saluto e vi ringrazio per il sostegno sempre che mi date e ricordate che la lavagna tattica non conta niente in Football Manager, contano i ruoli, contano le varie impostazioni, però
da una lavagna tattica possiamo raggiungere 1000 fasi di possesso e 1000 fasi di non possesso. Guardate questa tattica, da un 4-1-3-2 raggiungiamo in fase di non possesso un 4-4-2 classico. Quindi state molto attenti a queste cose. Detto questo, vi lascio alla versione inglese.